Va bene, allora buonasera. E, io sono Federico Neresini dell'Università di Padova, sono un sociologo, e Emanuele Di Buccio sempre dell'Università di Padova, lui invece è un ingegnere informatico. E siamo qui in rappresentanza di questo gruppo di ricerca che, ha messo, che sta lavorando a questo progetto che si chiama TIPS. Techno Scientific Issues in the Public Sphere e, e l'idea della presentazione è quella di farvi vedere un po' diciamo, l'idea del progetto, alcuni risultati e anche una piccola dimostrazione della web platform che abbiamo costruito a servizio del, del progetto. Allora, um, De, beh, sì, le slide sono in inglese, non ho fatto a tempo a tradurle, ma non credo sia un problema. Um, L'idea del progetto è eh, sostanzialmente eh, in estrema sintesi questa, cioè ehm, io vengo, um, faccio parte di un, mi muovo in un ambito di studi che si chiama Science and Technology Studies, che sarebbe appunto interessato a studiare, è interessato a studiare... Eh, come si costruisce la conoscenza scientifica e l'innovazione tecnologica nelle loro relazioni con la, uh, con la società. C'è all'interno di questo ambito e non solo una tradizione di studi che ha utilizzato da sempre i mass media come fonte di dati per analizzare appunto, questo tipo di uh, problematiche di, uh, e di realtà. Ehm, L'idea del progetto è, è quella di sviluppare questo filone di studi sfruttando le potenzialità che sono oggi a disposizione grazie alla disponibilità di grandi quantità di dati eh, testuali digitalizzati, in modo particolare articoli di giornale, blog e social network. Eh, e quindi di, eh, con le tecniche di analisi automatica del contenuto e di eh, elaborazione ehm, di, di, di testi eh, usando tecniche di machine learning, eh, dopo qualcosa vi mostreremo. Eh, e quindi di lavorare con grandi quantità di documenti cercando di, di seguire come si parla di scienza e tecnologia uh, nella sfera pubblica dei media e di estrarre da questo idee sull'evoluzione del loro contenuto e in qualche modo anche su, uh, mh, considerando i, i mass media come una sorta di proxy del, del, dell'opinione pubblica. Quindi da un punto di vista... Dal punto di vista della prospettiva metodologica sono cose che ho appena detto, quindi sfruttare eh, grandi quantità di dati testuali oggi disponibili e accessibili attraverso il web. Quindi siamo un po' all'incrocio tra uh, computational social science o data science for social research, o ci sono gli, varie etichette che vengono utilizzate in questo senso, e uh, analisi del contenuto automatica. E per queste ragioni eh, abbiamo, siamo stati obbligati, ma con piacere, a, a lavorare in termini interdisciplinari, quindi abbiamo, siamo un gruppo multidisciplinare di ricerca che eh, mette insieme sociologi, eh, computer scientists, eh, psicologi sociali, linguisti e anche statistici. Um, I problemi che abbiamo dovuto affrontare non sono solo questi, ma questi sono alcuni di quelli che eh, maggiormente hanno segnato il nostro lavoro che ha, è iniziato nel, nel 2008, eh, raccogliere e selezionare documenti da fonti diverse, riuscire a discriminare le cose rilevanti, interessanti da, eh, da, da tutto il resto. Eh, in questo senso usare quindi tecniche di eh, classificazione automatica, ehm, diversi metodi e metodi al confronto, e sviluppare misure per analisi longitudinali e comparative, ehm, coordinando eh, competenze eh, e, e, e disciplinari eh, diverse e anche stili diversi e anche costruire e anche avere sempre in mente di costruire uno un, un strumento di, 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 di ricerca um, cioè a servizio di progetti di ricerca inter e multidisciplinari. Sostanzialmente nel tempo abbiamo, uh, vi mostreremo tra un attimo, uh, costruito questa um, piattaforma che ci ha permesso a, alla fine del, uh, questi sono dati riferiti alla fine dell'anno scorso di eh, raccogliere eh, una base dati che è grosso modo costituita come vedete qui, noi seguiamo otto quotidiani italiani dal 2010 4, poi man mano se ne sono aggiunti gli altri fino a otto, sono le principali testate e grossomodo grosso modo il database oggi è oltre un milione e mezzo di articoli. Uh, poi abbiamo costruito un campione uh, abbastanza, uh, che, che copre un arco di tempo piuttosto ampio, cioè dal 1992 al 2014, usando il, il, la, il, il metodo di campionamento della uh, settimana artificiale e sulla Repubblica Correa della Sera. Poi seguiamo un centinaio di blog italiani. E poi dal 2014 abbiamo iniziato a seguire eh, quotidiani in lingua inglese, ne seguiamo 5, eh, quotidiani in lingua francese ne seguiamo 6, eh, poi si sono aggiunti anche un quotidiano portoghese e uno in spagnolo e poi adesso stiamo lavorando per aggiungerne altri che coprono l'America Latina. Grosso modo, giusto per avere un'idea... Lavoriamo con uh, una, una, diciamo, una collezione di dati che ha queste caratteristiche, eh, quindi vedete eh, in valore assoluto i documenti raccolti eh, per tipo di eh, fonte eh, nel tempo. Eh, come vi dicevo prima, per avere il materiale su cui lavorare, eh, insieme con gli informatici abbiamo co costruito questa piattaforma uh, di cui adesso vi parlerà rapidamente e in termini introduttivi Emanuele poi eh, dopo quando ci sarà la demo avrete qualche elemento in più, poi torno a parlare io. Eh, so. Questo? Sì. Eh, dunque sì, abbiamo uh, progettato e implementato l'intero team multidisciplinare una metodologia e l'abbiamo la, implement implementato in un sistema informativo. Questi sono diciamo, nella parte centrale eh, i passi principali e i corrispondenti moduli nel sistema informativo. Eh, quindi abbiamo un modulo che si occupa sostanzialmente di, del, di collezionare eh, i documenti da fonti eh, diverse, eh, cioè eterogenee, nel senso articoli di giornali, intestate giornalistiche eh, online oppure blog e eh, più di recente anche dal, seguendo alcuni canali Twitter. Eh, parte dello sforzo è stato quello di modellare diciamo, le risorse informative eterogenee in maniera uniforme. La tecnologia su cui ci appoggiamo per blog e eh, testa giornalistica online è quella di tipo RSS, quindi giornalmente più volte in una stessa giornata noi andiamo a vedere quali articoli sono stati pubblicati. Nell'RSS, ad esempio, delle testate giornalistiche online ci sono um, diversi feed per ciascuna testata, tendenzialmente associate a sezioni della testata giornalistica, e uh, diciamo, scaricando dic ciò che viene pubblicato tramite RSS, siamo in grado per ciascun articolo di estrarre alcuni metadati, tra cui il titolo, l'URL, la data di pubblicazione e in alcuni casi anche un uh, riassunto dell'articolo. Poi a partire dall'URL scarichiamo il contenuto dell'articolo in formato HTML e lì dobbiamo effettuare alcune ulteriori operazioni, il processo di scraping, quindi è un altro modulo che se ne occupa, eh, per estrarre ulteriori metadati dove è possibile e poi estrarre ehm, il contenuto. Eh, eliminando quelle che sono tutte le, non so, le pubblicità o comunque le parti del, della pagina che non sono di interesse, quindi legate non so, alla particolare struttura del quotidiano, quindi le, le parti ricorrenti e così via. Eh, quindi abbiamo dovuto eh, diciamo, eh, realizzare, una eh, progettare, poi implementare una modalità per, perché il nostro. Uh, approccio fosse robusto a testate differenti, in lingue differenti, in nazioni differenti uh, poi c'è un altro modulo che sempre in questa fase estrae altre informazioni ad esempio informazioni relative ai link sia interni che esterni che poi possono essere utilizzati successivamente in questa fase abbiamo anche un modulo non è un vero e proprio modulo di attualmente di name entity recognition ma sostanzialmente estraiamo delle uh, delle termini o dei uh, insiemi di parole candidati che possono uh, corrispondere a delle entità per successive analisi. Poi c'è un modulo che si occupa della deduplicazione, in quanto lo stesso articolo può essere pubblicato in testate diverse oppure può essere aggiornato, adesso un esempio potrebbe essere quello dei mondiali o le olimpiadi, ma anche altri articoli vengono aggiornati più volte e vogliamo essere in grado sostanzialmente di associare uh, Tutte queste diverse istanze, poi a una singola unità che sarà la nostra singola unità di analisi. Quindi avere una collezione di documenti unici sulla base del contenuto, anche se appaiono in URL testate diverse. Eh, associamo poi a quella. Uh, risorsa informativa che abbiamo identificato, quell'unica risorsa informativa, tutti gli URL in cui sono stati pubblicati, tutte le date di aggiornamento e tutti i metadati che sono associati alle diverse istanze che abbiamo trovato, cioè, perché sono di fatto lo stesso articolo. C'è poi un modulo uh, uh, successivo che è quello uh, di classificazione. Attualmente abbiamo uh, due tipi di classificatori, uno che si basa su una um, Categorizzazione che abbiamo fatto dei diversi feed, quindi andando a vedere le varie sezioni delle testate a quale macrocategorie eh, appartengono, ad esempio la macrocategoria che si occupa di scienza e tecnologia o di eh, economia o eh, di cronaca, e, e poi invece abbiamo dei classificatori che lavorano in maniera completamente indipendenti basati sul contenuto eh, di cui vi parlerò più nel dettaglio fra un attimo e che abbiamo sviluppato per diverse tematiche, non so, sicurezza alimentare, tecnoscienza, eh, nanotecnologie e quindi ci consentono di associare ulteriori metadati a ciascun uh, documento. Tutte queste informazioni vengono poi elaborate da un ulteriore uh, componente che è quello un um, processo di indicizzazione che sostanzialmente consente la ricerca basata su contenuto come motori cioè, Ricerca full text, sbagliante parole chiave e metadati contemporaneamente. I documenti con i loro metadati possono essere um, ricercati mediante un'interfaccia di ricerca web che vi farò vedere brevemente, ma possono essere anche esportati. Il, I risultati delle ricerche o campioni ottenuti in altro modo per effettuare ulteriori analisi. Utilizziamo Possono essere spostati e esportati in differenti formati, eh, anche eh, per essere dati direttamente in ingresso a altre librerie, perché ad esempio facciamo analisi utilizzando tecniche, se qualcuno di voi già le conosce, come la latent Rischere allocation, per l'estrazione automatica di tematiche a partire da corpus non strutturati. Per quanto riguarda gli aspetti di classificazione, che è una, appunto la classificazione uno dei passi, ma nel nostro caso uno dei passi cruciali per identificare i documenti che sono pertinenti ad esempio alla scienza e tecnologia, Uh, stiamo utilizzando sostanzialmente due approcci. Uno che possiamo chiamarlo knowledge engineering, nel senso che uh, a partire già dal 2008, il team di, sociolo uh, di sociology aveva sviluppato, costruendo un uh, vocabolario curato manualmente e associando poi a ciascuna parola o insieme di parole di questo vocabolario dei pesi, utilizzando un, un campione uh, per testarne l'efficacia all'interno di questo vocabolario compaiono nomi ad esempio di riviste scientifiche o di centri di ricerca e così via. Eh, un altro approccio che eh, abbiamo utilizzato è quello di utilizzare delle tecniche di eh, apprendimento supervisionato, quindi abbiamo un, un, abbiamo estratto un campione, l'abbiamo etichettato manualmente seguendo una serie di criteri e poi abbiamo utilizzato delle tecniche consolidate in letteratura per la classificazione, qui ho riportato Uh, al alcuni dei risultati ottenuti sostanzialmente il nostro obiettivo era quello di vedere se utilizzando uh, delle tecniche appunto di apprendimento supervisionato come Super Vector Machine o Night Bias Classifier potevamo ottenere delle, uh, dei risultati in termini di efficacia che era confrontabile con l'altro approccio che invece richiedeva un lavoro manuale uh, molto più onero oneroso e era, è robusto, ma si è sviluppato in dieci anni. Questi invece, uh, in questo caso, poi se volete dei dettagli su come abbiamo effettuato il confronto, posso darveli successivamente. Ripasso la parola okay. a Federico. Allora, eh, uno dei motivi per cui abbiamo impostato il lavoro nei, nei termini in cui ha spiegato Emanuele è che eh, chi si è occupato in precedenza di, di problematiche simili per esempio uh, faceva analisi del tipo um, eh, selezioniamo tutti gli articoli che parlano di scienza e tecnologia sulla base di criteri prestabiliti, contiamo quanti sono e da questo per esempio estraiamo uh, misure di, di, di tendenza sul fatto se sono in crescita, se sono in decrescita, se la loro rilevanza, eccetera, eccetera. E, mh, a parte il problema di lavorare manualmente che è un problema che limita parecchio io insomma non è che sono vecchissimo però ho cominciato così eh, si lavorava con 200-300 articoli e ti pareva di fare un lavoro incredibile eh, ma a parte questo eh, un problema che ci siamo posti è che eh, chiaramente eh, questa misura diciamo, di tendenza in termini assoluti eh, di capire quanto fosse eh, attendibile oppure no e il dato, eh, quello che siamo in grado di dire oggi è che invece, eh, mentre sembrerebbe che, il, eh, guardando le misure assoluta, eh, il peso della rilevanza de, delle tematiche legate a scienza e tecnologia sia eh, crescente nel tempo, seppur con oscillazioni più o meno eh, dovute a eventi e al fatto che i media poi hanno dinamiche loro no, di un certo tipo, se usiamo invece una misura uh, che tiene conto del peso relativo degli articoli classificati come rilevanti per scienza e tecnologia sul totale degli articoli pubblicati, cosa che abbiamo chiamato salienza, che sarebbe la linea grigia, sì. eh, si vede che anche qui, con, sempre con oscillazioni, però in realtà a grosso modo il peso relativo è abbastanza stabile nel tempo. E quindi... Ehm, questa che sì, sembra una cosa um, forse banale, però ha richiesto un certo lavoro per poterlo, uh, per poterlo dimostrare. Lo stesso, un, altro un altro esempio che giustifica diciamo, e legittima l'approccio che abbiamo uh, scelto è il, co il, il confronto tra dati campionari e dati di popolazione. Qui siamo sono nella tana del lupo. E quindi, eh, però, eh, nella tradizione, negli studi che, che, anche che avevano cercato di capire eh, l'andamento della copertura da parte dei media su, rispetto a tematiche eh, relative a scienze e tecnologie, quando si lavorava manualmente si andava per forza su base campionaria per motivi evidenti. Adesso, potendo lavorare sulla popolazione, si può uh, vedere che eh, i dati eh, campionari sono un po' bugiardi, tendono a sottostimare abbastanza e anche a restituire andamenti non molto rispettosi del, di quel che effettivamente accade. D'altro canto uh, la tecnica sempre utilizzata è, se è quella che citavo prima della mh, settimana artificiale, una o più settimane per anno uh, artificiali nel senso che si prendono lunedì o martedì o mercoledì o giovedì a caso distribuiti nei 365 giorni, ehm, cozza con eh, le dinamiche tipiche dei media, per esempio il fatto che quando una questione di un certo rilievo parte ha... Eh, se ne parla magari per 3, 4, 5, 10 giorni di fila e se tu sei sfortunato e prendi l'inizio, la fine o il centro hai veramente andamenti e indicazioni molto, molto diverse. Lavorando sulla popolazione, sull'intero diciamo, complesso degli articoli pubblicati ehm, si ottengono insomma, misure diverse e più attendibili. Se, eh. Adesso che si può, però, questo richiede uno sforzo di, uh, di elaborazione, di raccolta non, non, non indifferente. Uh, una delle misure di lungo periodo che abbiamo sviluppato è questo che abbiamo chiamato con grande fantasia Risk Indicator. Uh, sostanzialmente, è una misura che dice quanto il contenuto di un documento fa riferimento alla dimensione del rischio o, oppure no. La, la struttura dell'indicatore è abbastanza semplice, c'è un vocabolario di termini associati a rischio, pericolo, eccetera, eh, che vengono diciamo, rilevati nel testo e combinati con un sistema, di, um, con un'articolazione che permette di eliminare la, la distorsione dovuta alla lunghezza dell'articolo. E alla lunghezza del vocabolario, perché questo è il primo di una famiglia di indicatori che poi si, uh, misureranno per esempio l'elemento co del conflitto, la vicinanza con la politica o con l'economia, eh. sempre con la stessa logica, però i vocabolari sono diversi, quindi abbiamo sviluppato una, una, una formula diciamo, per l'indicatore, e anche qui casomai se serve Emanuele potrà essere più preciso che eh, permetta di comparare misure diverse, cioè ind indicatori eh, che hanno vocabolari diversi su articoli di lunghezza diversa, però in modo consistente. Qui avete solo l'indicatore del rischio per, per, per la, la, la stampa italiana nel lungo periodo, eh, purtroppo è un dato campionario perché... Ehm, il nostro database partirebbe solo dal, dal, dal 2010, però eh, ci sono un paio di cose interessanti. La prima, che si vede abbastanza chiaramente, cioè che eh, gli articoli conten... che hanno un contenuto nel, mh, in, eh, chiama, rilevante per scienza e tecnologia tendenzialmente hanno una quota di riferimento al rischio molto più alta di, di, di quel che accade in altri, eh, nel complesso della. Degli articoli pubblicati dai quotidiani. Il questa dimensione del rischio sembra in, in, in diminuzione, ma uh, quel picco che si vede eh, prima degli anni 2000 eh, è uh, in linea con la letteratura sociologica, in modo particolare con le riflessioni di Ulrich Beck sulla società del rischio, eccetera, che dicevano esattamente questa cosa, cioè che alla fine degli anni 90 verso il 2000 questa uh, presenza del rischio collegato a scienza e tecnologia era in fortissima crescita, non diceva che poi sarebbe diminuita, ma perché si fermava lì, ma insomma uh, questo è, è, è un altro esempio di che cosa possiamo ricavare dal progetto su, su cui abbiamo lavorato. Uh, Un'altra cosa che, ci, che possiamo fare è quello di vedere eh, in che modo uh, gli articoli che centra, che, classificati da noi come pertinenti a scienza e tecnologia si distribuiscono nelle varie categorie dei quotidiani. Perché una delle osservazioni che ci è stata fatta qualche volta anche sensatamente è: ma perché vi si rompete la testa a fare tutta questa cosa? Prendete i quotidiani che sono pubblicati nella sezione scienza e tecnologia. E, e, e quelli sono buoni. Da qui si vede che eh, per esempio gli, gli articoli pubblicati eh, nella sezione scienza e tecnologia eh, solo in parte, e la linea blu, eh, la barra blu, sono effettivamente pertinenti a scienza e tecnologia. Ce ne sono molti che finiscono dentro quel feed, ma sono parlano della vita degli animali o del turismo sostenibile o di cose insomma che si sì, centrano ma fino, fino a un certo punto. Noi abbiamo sviluppato un, una, una scala di A6 posizioni eh, per eh, definire un articolo come scientificamente rilevante, eh, cioè ci deve essere... Può è, ci, Andiamo a vedere se c'è o non c'è un ricercatore menzionato in qualche modo, una rivista scientifica menzionata in qualche modo, un ente di ricerca eh, menzionato in qualche modo, una disciplina scientifica, eh, se c'è un riferimento a strumentazioni scientifiche, macchinari, telescopi, microscopi, PET, quello che volete, e, mh, se c'è un discorso che riguarda... La narrazione di processi di scoperta o di innovazione, e quindi, combinando queste cose, se almeno due di queste caratteristiche sono presenti, per noi l'articolo è, è non è scientifico, ha a che fare con la scienza e la tecnologia. E, 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 e qui si vede appunto come lo sforzo di, di costruzione di un classificatore uh, abbia un senso perché tu hai degli articoli che, pur essendo nei feed di scienza e tecnologia, non sono. Uh, rilevanti per scienza e tecnologia così come ce ne sono uh, alcuni, sempre la barra blu, che uh, sono pubblicati nella home page eh, e che sono rilevanti per scienza e tecnologia e anche in, altri, uh, in altre categorie tipo politica, news o relazioni internazionali ce n'è uno sport, l'esempio classico è quello, per esempio ci sono alcuni articoli nella sezione sport che si occupano di doping dove la componente scientifica o tecnico-scientifica ha una sua rilevanza, non tutti quelli che parlano di topic, ma alcuni sì, perché si spiega la sostanza, la metodologia, la controversia su, sulle contromisure, il problema di come si rilevano o non si rilevano, ce ne sono pochi, ma ci sono, però ce ne sono anche in cultura, anche in politica, quando si discute di cellule staminali o di energia nucleare, e in economia parecchi, e, okay. e questa cosa permette anche di vedere come questa distribuzione ehm, si articola a seconda di tematiche più specifiche non di scienze e tecnologie in generale qui ce ne abbiamo scelte quattro che sono uh, energia nucleare eh, organismi geneticamente modificati nanotecnologie e bioetica vado veloce una cosa che si vede a colpo d'occhio è che una tematica eh, relativa a un campo scientifico in sviluppo e in crescita come le nanotecnologie raccoglie articoli molti eh, per la, in, diciamo in misura consistente riferiti a scienza e tecnologia e in misura consistente dentro il feed scienza e tecnologia, mentre altre tematiche come energia nucleare, organismi geneticamente modificati e bioetica hanno sì molti articoli che riguardano, che sono stati classificati come rilevanti per scienza e tecnologia, ma molti di questi sono sparpagliati in feed, eh, scusate, in sezioni eh, che non hanno a che vedere, che non sono diciamo, state etichettate come scienza e tecnologia. E questo permette per esempio di vedere quanto una questione si muova da un campo prettamente scientifico o da un frame prettamente scientifico in altri, in altri ambiti, che da un punto di vista sociologico ha una certa uh, rilevanza. Qui invece abbiamo la il peso uh, dei feed, da uh, proporzione di articoli relativi a, a un feed, a un topic, scusate, questi sono topic um, Identificati attraverso tecnica, una tecnica di, di topic detection che è la LDA, di Dirichlet Allocation. E non sono tutti i topic, ne abbiamo scelti alcuni, e da un lato si vede che guardando la distribuzione di questa proporzione nel tempo si colgono abbastanza facilmente alcuni eventi che hanno spinto no, la, la cosa, per esempio, nel caso di. Gli articoli, questi sono solo gli articoli che riguardano la scienza e la tecnologia. Il topic food ha una, una certa rilevanza nel 2015 con l'Expo di Milano, cioè non è che ci voleva una scienza particolare, però... Eh, che invece quando la scienza e tecnologia è mescolata con la tematica della, delle policy sulla ricerca, riforma dell'università, fondi, eccetera... Il 2010 è stato un anno particolarmente significativo perché c'è stato il dibattito relativo al il nucleare di nuovo. Il 2010 c'è stato Fukushima, il referendum sul nucleare, eccetera. L'esplorazione. Dunque, la... dello spazio, ricerca astro... e astronomia sono tematiche eh, abbastanza costanti. Poi c'è anche proprio eh, ce un altro feed che sono molto presenti. Adesso anche lì vanno un po' su e giù, però hanno una certa diciamo, costanza, mentre è in crescita. Questo è abbastanza interessante: la combinazione nuove tecnologie e mh, la costruzione di scenari futuri, all'interno delle quali queste nuove tecnologie si collocano, che è, sembra uh, in, in crescita. Uh, in L'intelligenza uh, artificiale, uh, machine learning, adesso ce n'è parecchio. E vabbè questi sono altri topic, vedete di nuovo Astronomical Research, anche qui va su e giù, però insomma tende. Poi c'è un trend in abbastanza in crescita, seppur attalenante, su biomedical research legata all'oncologia. I topic che c'entrano con la ricerca biomedica in realtà sono tre, c'è cioè questo, cioè biomedical research collegato a tematiche del rischio, fattori di rischio, comportamenti a rischio, eccetera, e poi la cosa invece più specifica su genetica, research, molecular biology, neuroscience, synthetic biology. E, la cosa interessante è che nel tempo questi tre topic, eh, nei primi anni, avevano una maggiore presenza di eh, questioni relative a cura, farmaci, pazienti, malattie, eccetera. Poi nel tempo le parole che condividono invece sono eh, genomic, geni, eh, genomica, eh, ricerca, cioè è un, una cosa abbastanza... Uh, sociologicamente segnalato come processo di biomedicalizzazione che, che trova riscontro anche in, questo, in questa rappresentazione. Da profano, da, socio, da sociologo, devo dire che quando mi ha mostrato questo marchingegno sono rimasto folgorato perché è, è, è veramente incredibile. Eh, um, Un'altra cosa che abbiamo provato a fare non l'abbiamo ancora perfezionata però è l'ultima cosa che vi mostro, um, è questo uh, tentativo di estrarre uh, semi automaticamente le entità del testo e poi di metterle in relazione tra di loro a seconda della loro prossimità nel testo usando questa uh, scala e poi costruir, provando a vedere se riuscivamo a capire certe cose. Per esempio... La dinamica di permanenza o di rinnovo delle entità che nei testi eh, hanno a che fare con certe problematiche. Qui, qui è un lavoro fatto sulla uh, tematica della transizione energetica. E adesso vado veloce perché veramente il tempo è pochissimo, ne ho già rubato troppo. Quello che si vede è che nel tempo il numero di entità cresce, ma la barra sotto più di azzurro più chiaro è, è la percentuale di entità che resta ferma nel tempo, cioè che si uguale a quella dell'anno precedente, ha una certa costanza e quindi nonostante aumenti il numero delle, delle, um, delle, delle entità implicate nella tematica transizione energetica, le nuove fanno abbastanza fatica a guadagnare la scena uh, dei media perché, diciamo, quelle che l'hanno occupata per prima tendono a, a restare, a tenere la, la posizione. Che è un'altra cosa abbastanza uh, in linea con l'idea sviluppata a suo tempo da chi ha studiato i media, cioè della, che ci sia una forte competizione e non sia per niente facile entrare nella scena dei media e guadagnare una visibilità. Uh, nei media. Qui, questo è un tentativo insomma, di dare prova uh, quantitativa di questa, di questa uh, idea sviluppata ancora negli anni '80. Uh, ok, dopo vabbè, stiamo lavorando su una serie di cose che però adesso non vi dico perché preferisco lasciare un po' di tempo a, a Emanuele che vi mostra qualcosa della piattaforma, ok. Questo. Eh, sì, come vi dicevo, eh, la, beh, una delle componenti diciamo della piattaforma che abbiamo realizzato è un'interfaccia web, ok? Eh, in cui sono già dentro, ok? Comunque c'è un Ce la fa esattamente. Okay. Questa è la, diciamo, la home page della, de, del progetto, poi c'è una forma di login, okay? quindi bisogna essere autenticati sostanzialmente per entrare. E questa è la pagina, la dashboard all'interno di cui si entra una volta effettuata l'autenticazione sostanzialmente il ciò che abbiamo fatto è strutturare il tutto in progetti. A ciascun progetto possono essere associate una o più issue e uno o più classificatori. Dove le issue, diciamo, sono tematiche specifiche che possono, ad esempio, cambiamenti climatici, energia nucleare o, 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 o organismi geneticamente modificati o altre Uh, issue che possono essere specificate dall'utente, quindi dal ricercatore, potrebbe essere il sociologo, il linguista o chi sta usando la piattaforma. Eh, specificate sotto forma di un insieme di parole chiave o diciamo una interrogazione strutturata più complessa, quindi usando operatori booleani e via dicendo. Questo, la issue determina sostanzialmente l'insieme di documenti su cui viene effettuata l'analisi. È possibile non utilizzare nessuna issue e quindi l'analisi viene effettuata sull'intero uh, corpus, che potrebbero essere tutti i documenti nel nostro caso, dal 2010 fino ad oggi. Uh, L'altra dimensione, come dicevo, vi dicevo, era quella dei classificatori. Quindi abbiamo. Ho uh, sviluppato una serie di classificatori legati a tematiche differenti, quindi dalla nanotecnologia alla sicurezza alimentare alla tecnoscienza oppure scienza e tecnologia, eh, insieme quindi è possibile selezionare uno o più issue e uno o più classificatori che poi verranno utilizzati sostanzialmente per produrre quelli che sono gli indici, quali la salienza, l'indicatore del rischio o altre... Uh, effettuare altre analisi. Una volta uh, selezionate le issue e i classificatori si può selezionare l'intervallo temporale su cui agire e il repository. Qui abbiamo i diversi repository, quindi i diversi uh, corpora che uh, sono attualmente disponibili. Abbiamo le testate giornalistiche uh, in lingua inglese, in francese e quelle in italiano o un campione dal 90 al 2013 di cui parlava prima eh, Federico, nel momento in cui, quindi in questo caso selezioniamo le testate eh, in italiano, è possibile effettuarle eh, non su o su tutte le testate, in questo, eh, questa è la scelta di default, quindi selezionando all, oppure su una o un testato o su sottoinsieme di testate. Una volta salvata la configurazione, eh, possi allora, a ciascun progetto sono associate uno o più diciamo, indicatori che possono essere calcolati. In questo caso, abbiamo associato tutti quelli disponibili in questo momento per farvi un esempio. Um, un primo esempio è la, la salienza, che è il grafico che vi abbiamo fatto vedere prima, quindi il numero di documenti eh, classificati come rilevanti sul numero di documenti pubblicati. E qui abbiamo l'andamento dal uh, 2010 fino a, ad oggi sostanzialmente. C'è un picco qui, uh, diciamo che uh, dal gennaio 2018 in poi siamo, uh, cioè abbiamo recentemente migrato uh, e quindi considerate come attendibili fino al, diciamo, al 2017, se volete cambiamo la, la data così perché stiamo ancora... Diciamo che a febbraio abbiamo avuto qualche, eh, sì, no, abbiamo avuto qualche problema con lo scaricamento de degli articoli, ma li abbiamo, quindi dobbiamo solo reintegrarli nella, a quello dovuto il picco. ma Comunque ci, si vedono altri picchi sostanzialmente. Oltre al calcolo della, della salienza, ad esempio qui abbiamo il numero di documenti rilevanti totali, il numero di documenti totali e poi distribuito in classi di rilevanza, quindi se sono marginalmente rilevanti, molto rilevanti per la tecnoscenza, o non so se. Si sì, sì. La, la. Poi abbiamo delle, delle tag cloud sostanzialmente, cioè delle work cloud. Um, il classificatore di cui vi parlavo, quello basato sull'approccio di tipo knowledge engineering, quindi quello curato manualmente, utilizza due insiemi distinti di termini eh, che abbiamo chiamato keyword e eh, parole chiave moltiplicatori. I keywords, le keyword sono sostanzialmente più specifiche, mentre i moltiplicatori sono eh, termini più generali, come potete vedere eh, nella, nella colonna centrale. E, e hanno degli effetti diversi sul peso finale che viene associato a ciascun documento in fase di classificazione. Eh, allora in questo caso abbiamo ordinato i termini in funzione della document frequency, cioè del numero di documenti in cui quel termine compare, ehm, nel caso di keyword e moltiplicatori, ma in realtà possiamo usare punteggi di tipo diverso utilizzando altre metriche come la inverse document frequency o altri altri metodi appunto per calcolarli. Eh, quindi questa era la salienza, abbiamo anche la distribuzione degli articoli nelle varie macro categorie di feed, cioè quello che vi abbiamo fatto vedere prima, quindi come eh, si distribuiscono appunto, abbiamo manualmente raggruppato i feed, quindi ad esempio le sezioni in macro categorie, quindi commenti e opinioni, economia, scienza e tecnologia. Uh, la cronaca, sport e la home sarebbero quelli che appaiono in home page. Per ottenere i dati dei hai fatto un abbonamento digitale con tutte quelle testate o quello, è... e... quello che offre il web? Quello che offre il web. No, quello che loro mettono, perché usando le RSS feed, noi man mano che loro li postano, li tiriamo in giù. Quindi quelle che sono disponibili sì, sì. quelle sì. dei protocol paywall. Um, poi... però, per dire nel caso della stampa abbiamo fatto una prova e fino adesso, uh, confrontando quello che è accessibile con il paywall, uh, e quello no, senza. senza, la differenza è solo temporale, nel senso che eh, ah, diventano okay. accessibili dopo una settimana, tutti, anche ah, perché è inutile per loro quindi <ride> alla fine. Non, il gioco non vale la candela. Eh, un altro, beh, abbiamo ad esempio la, il trend degli indicatori come il rischio. Adesso qui vedete diverse versioni dello stesso indicatore che noi avevamo testato e adesso ne disabilito alcune per. E questo è ad esempio l'andamento dell'indicatore del rischio di cui si parlava prima, nei soli documenti rilevanti, e in questo caso l'indicatore del rischio è basato sulla frequenza dei termini del vocabolario uh, nei, nei vari documenti. E possiamo fare lo stesso tipo di analisi per issue, cioè per le issue che abbiamo selezionato, che possono essere una nuclear power, ad esempio quelle di default, oppure in questo caso salute e medicina, è qualcosa che avevamo definito manualmente noi. Possiamo calcolare eh, gli stessi indicatori, ehm, il, come la salienza, o la distribuzione nelle diverse categorie, o il confronto tra gli indicatori, o l'indice del rischio. E, e poi abbiamo per finire solamente la distribuzione dei topic nel tempo che era sostanzialmente uh, una delle ultime cose che abbiamo fatto vedere. E poi abbiamo, per concludere, la, le funzionalità di ricerca full text basate su metadati che ci consentono appunto di accedere ai diversi repository, in questo caso ad esempio quello delle testate italiane, e quindi non solo... È possibile diciamo filtrare sulla base del, di un'interrogazione, ma filtrare anche sulla base di altri metadati, quali ad esempio la testata in cui compare, il fatto che sia stato classificato come rilevante o no: dei filtri temporali, il punteggio che è stato se è apparso in un page o la, la lunghezza del documento. Quindi, questi sono tutti strumenti che eh, gli utenti, diciamo, delle, i ricercatori utilizzano per definire il corpus su cui poi lavorare e il punto di partenza poi eventualmente per esportarli in altri formati e utilizzare altre tecniche come la latent resilial location. La, la, sì, il formato di esportazione è abbastanza facile. Sì, è questo sostanzialmente si seleziona... No, abbiamo scritto tutto da zero. In, se, le tecnologie... Eh, Sotto abbiamo utilizzato Node.js per fare tutta l'architettura. Abbiamo definito delle API via REST, quindi degli URL. Si risponde in un formato standard che è il JSON. E poi abbiamo l'interfaccia costruita a parte, quindi sono completamente disaccoppiate. Si possono utilizzare come delle API REST dietro autenticazione. E quindi ci siamo ricostruiti, beh, Abbiamo utilizzato il search server, l'elastic search, il db among Non abbiamo scritto noi quello. Però abbiamo utilizzato, ci siamo scritti tutto noi sostanzialmente per avere un po' il controllo non solo sul modello di dati, chiaramente, che potevamo avere, ma anche su tutto quanto. E... Ecco, Quello se avete domande, noi siamo andati un po' lunghi, forse. Scusate. <ride> okay. Un applauso qui a chi ha resistito prima. <ride> <uno. ride> <ride> okay. Va bene. Grazie, grazie a voi.